Esitore con l'anticipo di mercoledì prossimo 7 settembre, noi ci avviciniamo all'evento con una serie di servizi. Nel prossimo, Omar Gargantini ha raggiunto al telefono Serge Pelletier, esonerato dai Leventinesi a fine ottobre 2015 e dal termine del passato campionato rimasto senza contratto. Pelletier è comunque rimasto in Svizzera. Preparando a sorvegliare il nostro campionato e ovviamente correnti di tutto cos'è che sarà da fare per essere pronto per poter rientrare più presto. In questi casi un allenatore che è senza squadra buffa contro qualche collega nella speranza di poter rientrare il prima possibile o riesce a essere emotivamente distaccato? No, diciamo che il mio compito adesso è di guardare le varie squadre, i vari sistemi di gioco e cioè, quando rientrerò dal campionato. Che avvicinamento sulle panchine del campionato c'è stato e sorpreso di non essere ancora rientrato nel giro? No, non sono sorpreso. Tanto cazzo lì, mica solo curve rotonde ancora esistono qua. Rientrare in corsa piuttosto che prendere una squadra dall'inizio però crea dei presupposti di partenza molto di più. Che sanno fare? Anni che sono pronti per rientrare campionato in corso o all'inizio della stagione, per me non è molto un problema. E che campionato pensa sarà quello che sta per cominciare? No, penso che sarà un campionato molto sviluppato, con un sorriso e un derma, sono stati molto sul mercato per importare molto bene le loro squadre. Sul fronte ticinese partiamo da Lugano, dove non si nasconde perché dopo la fine dello scorso anno far meglio significa vincere il titolo. Secondo Serge Pelletier il roster a disposizione di Dirk Schaeden è già sufficientemente competitivo per duellare con Zurigo e Berna? Sì, Lugano ormai nonostante loro anche molto bene, credo che possono sicuramente raggiungere la finale di nuovo questa stagione. E Lambrì riuscirà a raggiungere l'obiettivo che negli ultimi 10 anni è riuscito soltanto a Serge Pelletier, ovvero i playoff? Sì, sono rinforzati con alcuni acquisti e sicuramente anche i giovani adesso hanno qualche cosa di più come esperienza, raccontato o sono qualificati per i playoff. Nella Formula 1 per la nona volta in stagione, le Mercedes partiranno dalla prima fila.